Ciao YouTube, oggi vi voglio parlare di un argomento molto importante e anche delicato. Se ne parla ancora poco, però a mio avviso se ne dovrebbe discutere di più, ossia della necessità di effettuare dei controlli medici dopo la fine di una relazione amorosa con un narcisista. Come sappiamo, la maggioranza dei narcisisti è composta da traditori, da persone che hanno relazioni multiple, relazioni parallele, con tanti partner diversi. Le relazioni che instaurano non sono soltanto di tipo sentimentale, ma anche di tipo sessuale. E i narcisisti, sebbene ossessionati con la propria salute molte volte, anche se in maniera superficiale, non si fanno alcuno scrupolo a non utilizzare alcun tipo di precauzione quando fanno sesso. E se voi avete creduto di aver avuto a che fare con una persona, che era fedele, pulita e seria, beh, vi siete sbagliati. A mio avviso, infatti, è necessario per la propria sicurezza, per soprattutto stare tranquilli, effettuare alcuni tipi di controlli sulle malattie, in particolare sulle malattie sessualmente trasmissibili. Sì, io ovviamente non ve lo auguro, ma se dovesse riscontrare delle malattie, non vi allarmate, perché le malattie insegnano sempre un qualcosa, nel senso che le malattie non percepite le malattie come delle nemiche, ma come dei segnali. Se avete contratto una malattia di questo tipo, ma questo vale a mio avviso per tutte le malattie, io la vedo in questo modo, dovete imparare un qualcosa. Prendetela come un'occasione per, innanzitutto, per imparare che occorre utilizzare delle precauzioni sempre, perché su queste cose non si scherza. Ma in secondo luogo anche di prenderla come un'occasione per avere maggiore cura di voi stessi. Quindi io vi consiglio di rivolgervi al vostro medico di fiducia per capire esattamente quali test fare. Non abbiate paura, ricordatevi sempre che la vostra salute viene al primo posto, quindi abbiate coraggio anche nel fare questo tipo di controlli. E imparate soprattutto le prossime volte, insomma, di stare un pochettino più attenti. E soprattutto aggiungo un'altra cosa: questo è un motivo in più per non tornare assolutamente con un narcisista. Io vi ringrazio della vostra attenzione e ci vediamo presto in un prossimo video.